C'è disappunto, ovviamente, c'è disappunto per la sconfitta e per il punteggio della sconfitta, ovviamente. Dà fastidio perché poi abbiamo sempre lottato fino all'ultimo e oggi non è successo. Devo dire che in questo momento della nostra stagione, con impegni ravvicinati dopo la partita di Milano, che comunque ci ha portato via tante energie per arrivare alla vittoria. Con un roster un po' incerottato in questo momento, arrivare qui e giocare contro questa Verona non è facile per nessuno e quindi questi 30 punti ci sono. Mi è dispiaciuto, e l'ho detto adesso ai ragazzi, vedere un po' l'atteggiamento di qualcuno che ha mollato nel corso della partita. E questo non deve succedere, ma sono sicuro che comunque questo gruppo lo recepirà subito, perché l'abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre reagito. E questo deve essere il punto fermo della nostra stagione, anche perché da adesso in poi incontriamo solo avversari forti, andremo a incontrare avversari sempre più forti anche nella fase dei playoff e non è ammesso mollare, non è ammesso mollare. Trovo una parziale giustificazione in un'altra partita condizionata nel primo tempo molto similmente a Treviglio da tanti, troppi errori. In situazioni semplici, ho nella mente almeno quattro appoggi sbagliati da 1 metro da guardie lunghi e almeno quattro tiri da 3 punti con chilometri di spazio che non sono entrati. Sicuramente quello condiziona e come vi dicevo prima, giocare contro Verona qui, un errore del genere non te lo fa passare e lo paghi a caro prezzo. Però reagiamo, perché tanto abbiamo sempre reagito e di certo non ci buttiamo giù per una sconfitta.